Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e bentornati sul Games Channel. Quinto episodio di Oblivion, in diverse lo state aspettando e questo mi fa molto molto piacere. Però in questo non andremo avanti ragazzi, ho apportato delle modifiche al mio test 4 e devo verificare alcune cosette del tipo, è stabile? Non vorrei andare avanti con la main quest principale e ritrovarmi spiattellato sul desktop a causa di un crash violento. Quindi facciamo una missione secondaria, magari andiamo a Coral, facciamo un giretto così del paese, vi faccio vedere un po' i servizi, quello che c'è lì, e basta. Nel prossimo andremo verso Martin, non voglio rischiare ragazzi. Guardate che bello, cioè guardate il legno lì, il muro, il pavimento, una figata pazzesca. Guardate giù. Poi non tutto è stato retesturizzato, sicuramente abbiamo bisogno di una mod specifica, ma non fa niente. Il colpo d'occhio è migliorato tantissimo, sono molto contento. Pioveranno adesso domande da parte vostra. Come hai fatto, Old, il problema delle voci? Ragazzi, per 3 giorni ho avuto problemi, gli stessi problemi vostri, ancora una volta. Perché ho trasferito le mod da un programma all'altro, non uso più Vortex. Io vi consiglio solo questo. Leggetevi le guide che ha scritto Dark Envoy sotto al mio video delle mod, che vi linko qui in descrizione. Ignorate il video mio, non guardatelo, non serve a nulla. Giusto. Potete guardare i primi 2 minuti per vedere come si installa la ritraduzione. È una cavolata. La ritraduzione può essere installata sia per quelli che c'erano in italiano, sia per quelli che c'erano in inglese, ma in questo caso, per quelli che c'erano in inglese, è bene leggere il messaggio di Dark Envoy, va bene? Comunque, concentratevi sul messaggio proprio di quest'ultimo. Lui ha scritto le guide su come utilizzare il programma nuovo e lì troverete anche tutti i link delle mod che ho installato. E su come aggirare il problema delle voci, come risolvere. Però c'è da dire anche questo, lui si è basato sulla mia versione in italiano, sui problemi che avevo io di volta in volta. Quindi occhio, io per questo motivo non voglio fare un video, farei disinformazione e creerei soltanto danni, non me ne va, non me la sento. Magari fra qualche settimana o mese, meglio dire mese, quando comprenderò la logica delle mod, allora, potrei anche farci un video spiegazioni su come installare il tutto, va bene? Per il momento no. Fatemi un solo favore. Le domande non fatele sotto la discussione che c'è fra me e Duck, ci sono 80-90 risposte, perché si creerebbe solo confusione. Lì lui continua ad aggiornarmi. Create una nuova discussione, sempre sotto quel video, ok? Poi magari interverrà lui o qualcun altro. Va bene, vi ringrazio. Allora, quindi, visto che andremo verso Corolla, vi faccio vedere anche come si patteggia, va bene? Perché possiamo andare a vendere le cosette, noi possiamo essere aggressivi nel commercio, possiamo anche tirare il prezzo. Per esempio, questo vale 85, ma se ci va bene ce lo venderà a 30. Poi bisogna vedere che livello abbiamo di commercio, molto basso, vabbè, poi ve lo mostrerò. Vendiamo questo, scrigniere di ferro, roba che non utilizzerò mai. Capacità, quasi, vabbè, andiamo. Prima di uscire però parliamo con loro. Perché adesso anche questi qua sono aggiornati sulla nostra missione importante che bisogna intraprendere e quindi a loro modo ci aiuteranno. Hello. What do you want? Vedete, assistenza come Joffrey. Here. Perhaps you will find this useful. One of the books I saved from my blades training. You go into danger. Joffrey didn't tell us any more than that, but know that our prayers go with you. Come in Skyrim, ragazzi, basta leggere il libro e in questo modo miglioreremo le nostre statistiche abilità. In questo caso andremo a migliorare il blocco, la parata. Allora, questo libro chi l'ha scritto? Ulvius Tero, archivista delle Blade. Quindi qua si parla della curvatura occidentale, frattura del tempo, del drago, il miracolo della pace. Era stato menzionato nel video scorso, vi ricordate? Quindi qui si fa riferimento a Daggerfall. Daggerfall aveva 8 finali, ragazzi. 8 finali diversi, tutti canonici. Grazie proprio a questa trovata della frattura del tempo, questa distorsione temporale. Cioè, tutti i finali esistono e non esistono al tempo stesso. Io trovo che sia davvero una figata come soluzione. L'importante è non abusarne, però. Farewell. Se non sbaglio, nella lore ce ne sono state 3, contando quella di Tibre Septim, giusto? Nella mia di Lore 4, anche Enki, però quella è un pochettino diversa, è molto personale,
ho mischiato tutto con la cultura egizia, sono molto felice e orgoglioso di quello che ho fatto. Un giorno magari ve la spiegherò. Well met. I know that you are on an important mission for the Blades. Please, if you need a horse, take mine from the Priory Stables. Addirittura lui ci presta il cavallo. Lig accetta. Però non risponderebbe mai in questo modo, troppo gentile. Ecco, a proposito di Lig, Diana mi ha scritto: vabbè, non farai roleplay, però almeno raccontaci un po' di lui, del suo passato. Chi è Lig? È una bella domanda, ci sta tutta, ti ringrazio Diana. Però no, non è mia intenzione raccontarvi la storia del passato di Lig perché voglio avere questa proprio linea. Allora, io spesso creo questo distacco fra me e il mio personaggio. Io sono soltanto spettatore, ok? Come quando vado al cinema. In base alle scelte che farà in futuro, io riuscirò a comprenderlo meglio, un pochettino alla volta. Quindi forse capirò anche quello che è successo nella sua vita passata, precedentemente alla prigionia. Capirò meglio la sua personalità, che tipo è. Mi piace, giocare i giochi di ruolo in questo modo, ok? A volte non sono proprio io che impersono il mio personaggio. È una cosa, non te lo so spiegare, però secondo me è anche roleplay questo, no? E molti di voi sicuramente saranno delusi da questa scelta, ma ve l'ho detto. Questa rana si basa completamente su altro, e in questo caso voglio giocarmela così. Che Go with Talos's blessings. poi è Do not fail. quello che feci con Ball, la stessa cosa che feci con Ball. What can I do for you? Tu non me la racconti giusta, buon uomo. Lui poteva aggiungerci informazioni sugli altri qui dentro, del priorato, quindi proviamo qua. Wainan Priory is a monastery devoted to the praise and worship of Talos and the Nine Divines. Brother Piner, Father Joffrey, and I are members of the Order of Talos. Eranor, a lay brother, tends after the sheep and our little farm. Vedete? Queste due voci sono state aggiunte, quindi fratello Piner e Eronor. Brother Piner is a fine young monk, zealous and energetic. In time, I hope he may add patience and prudence to his list of virtues. Sicuramente. I don't trust you enough to talk about that. Oh, ecco qua. Lui non parla, cioè non aggiunge informazioni su Eronor, quindi bisogna andare di We'll see. oratoria. Avrà un livello di oratoria notevolmente più alto del nostro, e quindi le chance saranno limitatissime. Forse una, due possibilità avremo. E la cifra da raggiungere, boh, non la conosco, non la ricordo, forse 60, 70. Ci proviamo. Allora, disprezzo, contento, super disprezzo, contento. That's just talk. Questa va That's malissimo, eh. amazing. Yeah, I get it. Not now, not later, Peggio i due not punti. ever. Don't talk such rot. I salute you. Most imp. That's pretty good. Ok. You're wasting your breath. Good one. What nonsense. Gracious, what a hero. Perfetto, abbiamo finito le possibilità, le chance 60 di punteggio, non è male. Magari ci è andata anche bene. I'm sorry, but I don't feel comfortable telling you. Questo deve arrivare a 70. All right. Quindi, ce lo compriamo. See? Was that hard? See? Was that hard? 65 bastava. Look, I like you, but not enough to tell you that. Maledetto. Maledetta la tua Tell stirpe. me more. Thank you. See? Mi ha Was that hard? spellato. Mi ha spellato il bastardo. Surprised by Eranor's uncanny way with sheep? Perhaps it would interest you to know that Eranor's sister, Dagael, in Leowyn, is an accomplished spellcrafter. Ecco, queste semplicemente le informazioni in più. Uno potrebbe pensare, buttare tutti quei septim per questa informazione, che ti frega? No, io sono davvero molto interessato a queste Goodbye! informazioni, a dire il vero. Poi sì, uno spreco incredibile di septim, però è bellissimo. Cioè, adesso sappiamo che questo Dahmer qui fuori, Eronor, ha una sorella abile con la magia, probabilmente della Gilda dei Maghi di Leowyn. Non lo so, io non lo ricordo affatto. Ed è fighissimo. Hi. What can I do for you? Vabbè, non ci aggiunge nulla sua sorella, perché effettivamente io e il priore abbiamo parlato, diciamo, a quattro occhi. Lui si è confidato con noi, certo, ci ha lasciato in mutande. Ah, a proposito di mutande,
Dark Alex, aspetta. Allora, assistenza, anche lui ci aiuta. Well, I normally stay out of the affairs of the great folk that come through Wainon Priory to see Master Joffrey. But go ahead and take this hammer. You might have use of it, and I have others. Not much call for smith work around here, in any case. Well, we both have better things to do than stand here all day exchanging idle gossip. Good day to you now. Di gossip ne ho fatto alle tue spalle fino adesso con il priore. Maledetto priore. Allora, Dark Alex, tutto tuo, tutto tuo. Olè, risolto. Sempre Dark Boy, sia lodato quell'uomo. Dark, ti offrirò una cena, per forza, prima o poi, per forza. Comunque, risolto. Allora, prendiamo il cavallo del priore che ci ha gentilmente prestato. È questo qui, quello pezzato. È il più lento di tutto Oblivion. Di Cyrodiil. Se non erro, non vorrei dire una cazzata, ma... How are you? Sì, ecco. Oddio. Va piuttosto bene. Ma ricordavo peggiore. Cioè, mi ricordavo una giocabilità terribile, invece no. Ah. Vedete, Dark, hai visto quello scatto? Però penso sia normale, no? Cioè, Oblivion carica le aree un po' alla volta e quindi succede questo. Questo me l'ha riferito anche Filpato. Guardate la strada, ragazzi. Molto, molto carina. Per la vegetazione aspettiamo l'indomani. Quindi andiamo a Korl. Ci facciamo una bella dormita. Magari attiveremo una quest e poi usciamo qua fuori e... ci godremo i miglioramenti. Di alcune cose, tipo i cespugli, i fiori. Allora, questo è Korl. Mamma mia. Il miglioramento delle mura è netto. È evidente, è bellissimo. Troppo contento, troppo felice. Oh. Questo è il simbolo di Korl. Questa grande quercia. Grande albero con queste radici in evidenza. Allora, quindi, ce ne andiamo verso la locanda. Sono anni che non c'entro più in quella locanda. La statua è migliorata un botto. Vabbè, ce la godremo di giorno, però. Oh. Parlano della confraternita. Bye. Hello there. Can I help? La quercia è il pastorale. Do you ever do any shopping at Northern Goods? Well, of course, I mean, there's... Loro parlano, dicono, spesso si ripetono, però è bello ascoltarli. Madonna, quanto è bella la locanda, madonna mia. No, guardate il legno. Il parco, cioè, stupendo. Che lavorone. Salve. How are you? Piuttosto bene. Soddisfatto più che altro. Questo è il test che vi dicevo. Adesso ci godiamo un po' i miglioramenti. Poi usciamo fuori. Facciamo qualche saltello a destra e a sinistra in mezzo a vegetazione. Ok, la torcia è andata. Piuttosto. Adesso abbiamo l'arco d'acciaio. Fatemi mettere i suoi preferiti. E anche, perché la torcia, non so perché, ma non me l'ha memorizzata, quindi. Ok. Ragazzi, è favoloso. Dark, grazie davvero. Mi ha consigliato delle mod meravigliose, magnifiche. Mi piace tutto. Cioè, non si è stravolto Oblivion, semplicemente è pompato, è migliorato. Solo questo, è quello che volevo. How do you do? Welcome to the Oak Enclosure. This one is Talisma, your hostess. Our rooms and food are at your disposal. Troppo bello. Pallone in terza persona, Khajiit. Una stanza. There's one available for the night. If you're interested, it'll be 10 gold. What do you say? Ce li ho? Ma spellato quello. Ah, meno male, va. The room is upstairs. First door to the left. Sleep well. Grazie. Quindi, a sinistra. Goodbye. La prima a sinistra. Io ho la torcia accesa per voi più che altro, perché, vedete, per voi può essere un po' scuretto questo ambiente, quindi. Meraviglia.
Complimenti a te, Khajiit. Allora, questa è la prima a sinistra. Che bella la porta. Ok, sono troppo contento, ragazzi. Ci facciamo questa bella dormita. Io direi 8 ore, tranquille. Così aprono i servizi, il fabbro, le gilde. Ma sì, dai, ci facciamo un giretto tranquillo. Un video calmo questo. Come sarà il tempo fuori? Spero una bella giornata. Spero tanto. Facciamoci fili, non corriamo. Vabbè, che sfiga. Cioè, me la son tirata, mamma mia. Che iettatore. Vabbè, comunque. A questo punto è andato. Questa statua rappresenta San Cretor, se non erro. Però non so, loro sono personaggi importanti, non credo. Rappresenta soltanto quell'avvenimento, quella battaglia. Allora, lì c'è... lì c'è una locanda a cui tengo moltissimo. Qui c'è il fabbro. Cioè, guardate. Madonna, il miglioramento è netto. Eccolo, il fabbro. Fuoco e acciaio. Non un nome originale, eh. How goes it? Mamma mia, Onditar, che paura. Hello, I'm Rashida, the smith, and this is fire and steel. Quality armor and weapons, repairs too. What can I do for you? Allora, sì, lei può anche riparare il nostro equipaggiamento. Not smart to carry around broken equipment. Cliccando qua ripareremo tutto quanto, 21 septim, oppure singolarmente, tipo questo è un septim, vai, via. Ok, oppure potrà addestrarci. Knowledge is power. In questo caso addestramento per l'armaiolo, come in Skyrim, come succedeva in Skyrim. Oppure acquistare e vendere. Only quality goods for sale here. What can I interest you in? Non è nulla di interessante, no, questi, gli speciali di Rashida. Queste armi uniche io le adoro. In Oblivion. Però a me non interessa nulla, perché al massimo un pugnale, quello sì, ma non è quello di ferro, no. Allora, quindi vi faccio vedere un po' questa roba qua, il commercio. Pettorale di ferro, 30, valeva 85, ragazzi. Lei ci darebbe 30, quindi patteggiamo. Bisogna essere aggressivi. Tiriamo il prezzo. 34%, cerchiamolo a 40, vediamo un po'. Da 30 a 35 siamo passati. Voglio vendere anche questi qua, i skinieri. Proviamo un po' qui prima. 19 septim. È andata bene. Aumentiamo ancora un po'. Fallirò sicuramente. Adesso 39, quindi, eh. You've got to be kidding. Lo so. Va, 42%. 37 septim. Venduto. Penso che questo sia il limite, stivali di pelliccia via, non serve a niente. Good bit of gold. Ecco, vendiamo tutti questi oggetti che non ci servono. Io consiglio, per chi fa il lato, di rubare di tutto e poi vendere come i dannati. Poi ecco, patteggiando, cambiando di continuo qua, vendendo, l'abilità cresce, ecco. Via, 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 via. Topasio, imperfetto. That's more than I use. That's a good deal. Ok, dai, un po' di septim ce l'abbiamo ce siamo fatti. 140, non male. Pensa calibro che sta a fare. Vabbè, a posto. I appreciate your business. Grazie, Rashida. Bye. Questo è il suo negozio. Quante volte in Oblivion entravo di nascosto per rubare. Do you know anything? Mi gasava tantissimo. Book that Irana is looking for? Of course not. Have you heard any word about the other provinces? Nothing I'd like to talk about. Nuovo argomento. Bye. Cioè, adesso siamo a conoscenza
di quella tizia praticamente, perché ne parlavano loro. È così che si ricevono informazioni nobili. Allora, questa è la parte centrale. Qui c'è la Gilda dei Guerrieri, eccola là, quello è il classico stemma, bandiera rossa con la spada in evidenza, in bianco. La Gilda dei Maghi, l'occhio di Magnus, un classico. Insomma, questo è lo stile architettonico di Corro. Io volevo proprio mostrarvi questo. Casa in vendita. Oh no. No doubt. Andiamo verso la Sometimes chiesa. I just go look at Tagliamo qua. the Peccato per il maltempo, peccato davvero. Qui sono i cani di. Ah, è entrata dentro, perfetto. I cani in chiesa, vabbè. Questa chiesa. Cappella di Stendhal, ok. Stendhal. Ogni luogo praticamente ha un suo patrono. Che in questo caso Stendhal a Corrol. Giù c'è la statua della Edra. Che poi c'è riportato il simbolo ogni volta qui dell'Edra in questione. Stendhal ha un calice rovesciato. Va bene. Vabbè, giù c'è la statua sua. Eccola là. Facciamo una cosa. Andiamo dentro la locanda sgangherata. Lì potrebbe esserci qualcuno di interessante, magari qualche NPC che ci offrirà una quest. Perché no? Davvero, sono molto intristito a causa di questo maltempo. Mi spiace. Io adoro la pioggia, ma i nobili ve l'ho detto, il sole regala ancora. Cioè, l'illuminazione ancora regala soddisfazione. Hello. Oddio, forse lui. You haven't seen my sons, have you? They went off into the forest to fight those monsters, and I'm worried about them. What a shame. No argomento, figli. Without question. Take care. Bye. Tu avevi una quest, sì. If I've told you once, I've told you a thousand times, I've never been to Shadenhall. Oh, hang on, you're someone else. Apologies, my good friend. I mistook you for someone else. Always being asked about it, I am. Didn't I see you in Shadenhall, they say? But I'm sick of it. Sick and tired and sick, and perhaps a little drunk. But never mind. You look like the honest sort, so I've got a job for you. You're going to travel to Shadenhall and find out what sort of imposter is trying to besmirch my good name. And you're going to tell him. You're going to Corizza. tell him I'm quite capable of besmirching my good name on my own. You should cease and desist immediately. There's 50 gold pieces in it for you, friend. Right then, off you go. Ok, ricordavo qualcosa effettivamente. Allora, quindi Reynald sostiene di non essere mai stato a Chedinal di recente. In effetti, nel suo stato di ubriachezza è improbabile che possa andare da qualche parte senza cadere per terra. Reynald mi ha pagato 50 settimi per andare a Chedinal e trovare l'uomo che lo impersona. Perché praticamente le persone non fanno altro che dirgli quando lo incontrano qui a Corral: ma a te ti ho visto a Chedinal. E questo non si ricorda, no? Dice, io non ci sono mai stato. Quindi, in quel paese c'è qualcuno che si spaccia per lui, secondo Reynald. Allora, facciamo una cosa, perché no? Attiviamo questa quest, su. E ci andiamo, con un viaggio rapido. Funziona esattamente come Skyrim, ragazzi, nulla di diverso. Chedinal è qui. Scuderia e sponda nera, così vi faccio vedere anche le mura esterne. Per questa volta ce la bruciamo così la città. Avete visto un pochettino Corral, adesso vi faccio vedere l'architettura di Chedinal, per farvi vedere anche la la differenza che c'è tra un paese e l'altro nello stile è davvero fantastico. Guardate, già si vede da lì. Ah, comunque non piove più, bello. Questo è il simbolo invece del posto. È una delle mie cittadine preferite, eh? Te lo dico subito. Cioè,
Ragazzi, che belle. Che belle queste casette. Allora, tu sei una guardia, quindi sei informatissima. What is it, sir? Reynald Germain. Ha! Reynald Germain? No. Don't know anyone by that name. There's a Gilbert Germain in town, however. Maybe he can help you. He's staying over at the Newlands Lodge, but you also might find him walking around town. Good luck. Ok. Perfetto. Quindi o sto tizio troveremo in giro o dentro la locanda Terre Nuove, alloggi Terre Nuove? Il ponte di Cedinal. Guardate, ce ne sono due vicinissime. Alloggi Terre Nuove. Questa. No, beh, ragazzi, dai. Come si fa a non amare un posto del genere? Ricordano quei paesini al confine tra l'Italia e la Svizzera, l'Austria. Che belli. Impazzisco per posti del genere. Salve. Che capelli, eh? Complimenti a te. Complimenti a chi gestisce questo luogo. È una meraviglia. Vino dei fratelli Surilie. Vino Westwild Tamika. Una Dahmer, non me la ricordavo affatto, ragazzi, mamma mia. It's you. Welcome to Newlands Lodge, the best place to drink in Chadenhall. Not counting the chapel. I'm Duvera Romolan. Salve. This is a dark elf bar. Cursing, spitting, and screaming? No problem. Fighting is fine with me, too, only the guard objects. And they'll fine you or lock you up. Not my call. Lore pura sui Dahmer, proprio incredibile, poi. Comunque, lei non ci dà informazioni su quel tipo. Quindi, bye. Andiamo sopra, magari a istanza. Dopodiché usciremo. Madonna, sono innamorato di questo posto. Oh, eccolo, ha gli stessi abiti, vedete? How can I help you today, friend? Is there something I can do for you? Reynald Germain, lui si chiama Gilbert, come ha detto, guarda. He's alive? I was told that my mother and brother never survived. This is amazing. Gemelli. I'll need to go see him at once. You'll have to excuse me. I'd better leave right away. But please, come and see us in Coral. It would be wonderful for us both to be able to thank you for helping us find each other again. Assolutamente. Ecco, questa cosa adesso non me la ricordo. Cosa poi... cioè, l'incontro non ricordo io. This reunion will be the happiest day of my life. La riunione. Cosa si diranno? Vuoto colossale. Però... appena ho visto quel tizio nella locanda, ecco... mi è tornato in mente. Cioè, ricordavo che quello lì aveva una quest da affidarci. Ha il codino lui. Un giorno, ragazzi, comunque i posti ci rivedremo per bene, così anche come i castelli. C'è un giorno, quando le quest magari ci indirizzeranno verso questi posti, eh. Noi possiamo anche seguirlo fino a Coral, però dai, evitiamo. Evitiamo, facciamo un viaggio rapido. Il cavallo del Pirore ci segue. Eccolo qua, ce lo segno sulla mappa. Dai, facciamo un bel viaggio rapido. E... oddio, potevo fare direttamente anche in paese. Va bene. Si è rifatta notte. Ragazzi, vado a prendere ancora un po' d'acqua. Un attimino solo. Nel frattempo salvo pure, va, perché non si sa mai. Ho mangiato anche un biscottino, ho una fame incredibile. Ok. Dove sei? Germain, ok, è arrivato. Perfetto. Non si sa mai, eh. Davvero. Poteva benissimo perdersi lungo la strada, in mezzo alle foreste. La contessa. È nella locanda. La giumenta grigia. How are you?
Okay. You? Good to see you. I've been there. Do you know anything about anyone looking for work should consider the Fighters Guild. I hear they're always looking for recruits. Ma non parlare con l'orco, è lì tuo fratello, animale. Leave me alone. I can't believe I've been reunited with my brother. È qui. I can't stop to talk now. I've got to go meet my brother. Dannati NPC che si bloccano di davanti. Buon uomo, è là. Ce lo trascino io. I gemelli e i gemelli sono stati riuniti. Quando avranno finito di chiacchierare, devo parlare con Gilbert, che sembra il più equilibrato dei due fratelli. What? That's terrible. Oh, oh damn, not this again. See? Wake up. Good day. Wake up. You're not dreaming, Reynold. It's me, your brother, Gilbert. That can't be. I don't have a brother. I mean, I never knew my real family. Who did you say you were again? I am your twin brother. When we were very small, our farm was attacked by ogres. Our father and I escaped. Good day. Be seeing you. I can't believe I've been reunited with my brother. I can't thank you enough for helping to reunite me with Reynold. I never would have guessed he was still alive. We have much to discuss, but if you have time, I'd beg you to stay a moment longer and hear about our home, Weatherly. Va bene. Weatherly. Weatherly was our family's home for generations. Our parents fled it when ogres attacked. They became separated. My father carried me to safety. He later returned and believed Reynold and my mother had perished. Since ogres are cannibals, he didn't expect to find their bodies. Thankfully, however, it seems that my mother managed to carry Reynold to safety. Mm. While my mother didn't survive, Reynold did, and for that I'm grateful. But we both want more. We want our home back. Oh. We're not fighters. You appear to have more skill than either of us. Would you go to Weatherly and see if it's still inhabited by ogres? Hai un martello della Madonna, dirò, hai due spalle. Va bene, ma perché non me la ricordo affatto questa cosa. Thank you. Now, we're not quite sure where the estate is located. We'll offer up what we know, however. We believe it's somewhere south of Coral, south of Fort Kamala. It may be difficult to find. Since no one's lived there for many years, it may be quite overgrown by now. If you find it, let us know. We'll be waiting anxiously. Va bene. Va benissimo. Be careful. Aiutiamo, mi sono simpaticissimi. Don't know what dangers may lurk in the great forest. I pericoli ce ne sono sicuro. Allora, una cosa. Che ore sono? Vabbè. Facciamo un'altra bella dormita, va. Yes. An honor to serve you. I'm Imfrid, owner and publican of the Grey Mare, at your service. A room? Or food? Whatever you wish. Letto. Yes, I've heard of the place, but I'm not sure where it is. I think your best bet would be to speak to Sabine Lal at the Fighters Guild. Perfetto. She's explored the back country outside of Coral quite a bit. Benissimo. Senza volerlo, ragazzi. I have a room ready if you need it for the night. It'll be 10 gold. Interested? Sì, però cavoli, pure tu fai pagare 10 septimi sta baracca? Cioè 10 septimi quella locanda di bellissima che sta al centro. The room's yours for the night. It's just upstairs, the first door on the left. Sleep well. Allora. Farewell. Questa è praticamente uguale a quella che abbiamo visto nel paesino. Pozzi di birre, sì, vedete. E vabbè, anche qui si ripetono. Come Skyrim. Mamma mia, un sacco a pelo. Disastroso. Allora. Perché aspetto il giorno? Innanzitutto per voi, ma anche perché adesso andremo nella grande foresta e quindi me la voglio gustare, voglio vedermela di giorno, così vedremo anche la mod della vegetazione. Ok. È pure una bella giornata e quindi sono contento. Allora, quindi andiamo verso la gilda dei guerrieri. Bisogna parlare con questa Sabine e ci darà informazioni. Bellissima la porta. Allora, vediamo cosa ci dice questa. Salve.
Con quale cresta me lo stai dicendo? Annoying. We're looking for recruits. Interested? No, non sono affatto interessato al momento. Ecco qua. A questo sono interessato. Let me see. Oh yes, I remember. I think it's directly south of Coral. Place was overrun with ogres, though. Nasty brutes. Here, let me show you where it is on your map. Molto gentile. In questo caso, il miglioramento della faccia è netto su di lei, eh. Veramente. Training, beds and good hard work. Can't beat it. Lo so. For a really good sword, try a fighting chance. La sciananica, ragazzi. Think about the Fighters Guild. I heard that someone saw the ghost of... Allora. Hello, I don't think we've met. Madonna. Are you new in town? Allora, ecco. Tipo adesso, Lig risponderebbe così. Assolutamente. Però, mi gioco la sua quest, che è meravigliosa. Rischio, non lo ricordo. Well, I'm sorry for bothering you. My mother often says I'm too forward with strangers. Un giorno tornerò a parlare con te e di tua madre, ma non adesso. Allora, andiamo quindi. Sabine ci ha segnato il luogo, eccolo qua, fantastico. Ah, questo è di DLC minori, va bene. Quindi andiamo verso la grande foresta. E ci andremo a cavallo, sì. Così vediamo anche questi miglioramenti della vegetazione, i cespugli, i fiorellini. Ecco qua già possiamo vedere il miglioramento, notevole. Guardate la qualità di queste foglioline. Netta. Allora, il mio cavallo è qui dentro? No, è là. A volte si trovano all'interno delle recinzioni, delle stalle. Ok. Allora, secondo me l'erba... Sì, ovviamente, sicuramente è migliorata, credo. Ma lo stacco c'è qui. I tronchi degli alberi. È qui che c'è proprio la differenza. Non lo so se le foglioline degli alberi sono state, diciamo, aggiornate, perché poi non ho fatto caso bene a cosa andavo a moddare. Inserivo e basta. E questo penso di no, ad esempio, vedete? È rimasto come prima. Quindi ci saranno mod dedicate, infatti Dark mi ha scritto. Mettiamo qualcosa di leggero. I cespugli, i funghi, questa roba qua è migliorata. I fiorellini. Oh... Ma che bello. Non ho mai visto un cervo così vicino. In Opino scappano sempre, perché? Perché sono un Bosmer. Ok, adesso si è spaventato. Rovina i LED, sempre belle da vedere. Adesso ancora di più, grazie alla mod. Vabbè, tanta roba, ragazzi. È fantastica. Mamma mia. Oh, qui si vede la differenza. Cioè, guardate che roba. Vabbè, mi sto meravigliando sempre, ragazzi. Basta così. Oh, questo... È quel luogo misterioso e meraviglioso. Inerente all'Argoniana di prima. Un giorno ci torneremo. Torneremo perché... Questa ve la mostrai nella serie di Skyrim. Quanto è bella. Misteriosa, affascinante. Questa è la missione di Tharma. Allora. Ragazzi, io non me la ricordo per niente questa casa. È per questo che sono gasatissimo. Eccola. Bisogna stare attenti agli ogri, quindi.
che non vedo. Eccolo là. Sono bellissimi gli ogri, ragazzi. Ne vedo uno solo. Tra l'altro... Oh, cavoli. Cerchiamo di fare un colpo furtivo. Perché ovviamente bisogna liberare la zona da questi ogre. Non è che possiamo trovare la casa e andare a riferire a Jemaine. Ok, la casa l'abbiamo trovata. No, no, no. Chi è che mi sgama? Non sono furtivo, non capisco quale sia il problema. Ecco. Ok. Allora, loro sono molto forti, però sono lenti. E io sono davvero estremamente rapido. Li ammazzo come niente. Anche con le frecce di ferro, per dire. Sono carini. Dente d'ogre. Danno intelligenza e resistenza alle paralisi. Guardateli. Che creature particolari pure loro, eh. L'ombelico sembra un occhio. Ah, eccolo, ce n'è un altro qua. Come prima, stessa tattica, nulla di diverso. Massacriamoli in questo modo. Loro non vanno di magia, quindi sono limitatissimi. Io, creatura, andatamente più rapida. Mi diverto a massacrarli in questo modo. E ok, questa è fatta. Aveva un grimaldello lui. Lui era un grande. Oh. Ho ricevuto una notizia un po' bruttina. Perfetto. Anche lui l'abbiamo sistemato. La casa, ragazzi, è meravigliosa. Ma vorrei venirci io qui ad abitare. Lig qui ci abiterebbe molto volentieri. Ma a dire il vero, Lig non si farebbe problemi neanche a vivere in città, magari nella periferia di una città. Città, di una cittadina. Ho trovato Witherly, infestata dagli ogre. Chissà cosa ne penserà Gilbert. Gli ogre sono stati sconfitti, Gilbert ne sarà entusiasta. Dai, sono troppo curioso. Andiamo a dare un'occhiata dentro. Sì, possiamo entrarci. Dopotutto, sicuramente... Ecco, stavo dicendo proprio questo. Sicuramente gli ogre... hanno fatto venerare una loro tana proprio. E quindi, guardate che roba, un disastro. Oh! Brutta fine. Il padre, no, 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 no. Non credo proprio. Date queste ossa. Ossa umane, cioè... Quanti avventurieri hanno ammazzato? Cacciatori. Hanno fatto davvero una strage qua. Ripeto, gli ogri sono molto forti. Hanno una forza... davvero... incredibile. Soltanto che... poi... quando incontrano un avversario come me, lì non possono farci niente. Io sono il peggior tipo di avversario che loro possono incontrare, effettivamente. Però, se ti beccano... Ciao. Ok, dai. Torniamo dal nostro cavallo e andiamo a riferirlo a Gilbert. Sarà sicuramente felice. What is anyone supposed to do? It's her life. Is it safe for us to return to Weatherly yet?
Gli ogri non ci sono più, è sicura. Wonderful. Weatherly is ours. Are you ready to take us there now? Andiamo. Right. We're off. Mamma mia, che risvolti. Io davvero ignoravo tutto ciò. Tutto questo lo ignoravo. Vabbè ragazzi, farò un bel taglio. È inutile mostrarvi tutto. E quindi niente, andiamo. Portiamo, scortiamo questi due gemelli. Molto simpatici, devo dire. L'alcolizzato e quello un po' più serio. E questo è il corriere, rapidissimo come al solito. Dai, ci siamo. I fratelli gemelli sono arrivati, sani e salvi, a Weatherly. Thanks so much for getting us here safely. I'm afraid we aren't very wealthy, but here is all I can offer you at this time. Please, visit us again soon. Alti 75 septim. You are welcome here any time, my friend. At long last, it's good to stand at Weatherly again. Beh, un giorno tornerò a trovarvi. Cioè, ma proprio perché sono curioso io, Old Snake. Dai, rimettete a posto questo luogo meraviglioso. Carinissimo. Va bene, ragazzi. Il video si conclude qua. Molto bene, è stato piuttosto lungo, sbaglio questo. Mamma mia, sarà durissimo uploadarlo. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Ci vediamo al prossimo video. Andremo verso Martin. Ciao a tutti. Ciao a tutte.